Sono trascorsi 50 anni dall'insediamento della prima consiliatura del CNEL. Una vita lunga mezzo secolo, dunque, che trae origine dal dibattito che si svolse nell'Assemblea Costituente, soprattutto presso la seconda e la terza commissione. Vi parteciparono tra gli altri Mortati, Fanfani, via via fino a Clerici e Ruini, i quali ultimi proposero la formulazione dell'attuale articolo 99 della Costituzione. Seguirono vari disegni di legge attuativi, il primo nel 1949 a cura di Fanfani, allora ministro del lavoro, ma fu solo l'inizio di un percorso durato 10 anni, giacché la legge istitutiva è del 3 gennaio 1957. Lungo questo laborioso itinerario legislativo, il CNEL aveva continuato ad affrontare i problemi cruciali del Paese. La materia trattata con le sue pronunce, raccolte nel volume che abbiamo appena edito, costituisce un repertorio della storia economica e sociale dell'Italia. Tra l'altro, con le presidenze Ruini e Campilli, il CNEL si espresse sull'attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione, organizzazione sindacale e diritto di sciopero, la politica agraria comune, il paese diventava da agricolo sempre più industriale, la riforma della previdenza sociale ed il ruolo di importanti strumentazioni di politica economica, le partecipazioni statali, la programmazione economica. Un altro tema molto trattato in quel periodo iniziale fu l'emigrazione. Il paese era ancora un paese di emigranti. Con la presidenza Storti, il Servizio Sanitario Nazionale, il sistema del collocamento, l'inchiesta sulla giungla retributiva. E con la presidenza De Rita, lo sviluppo locale, lo sviluppo dal basso, programmazione, sviluppo dal basso, il Sud, la prima conferenza nazionale dell'immigrazione, il paese è diventato un paese di immigranti, e l'istituzione dell'organismo per l'integrazione sociale degli stranieri. Con la presidenza Larizza, le importanti banche dati, il paese era diventato sempre più complesso, c'era bisogno delle banche dati, sul mercato del lavoro, sull'immigrazione, sulle infrastrutture. Ed è una elencazione non esaustiva. La missione è sempre stata quella: ammonire, consigliare e proporre il di più o il diverso richiesto da un mondo che cambia. Se questa è stata la missione, qual è stato il metodo? È altrettanto importante sottolinearlo. Nel tempo le sedi della concertazione, lo sappiamo, sono divenute anche altre, come nel 1962 lamentò Campilli in un importante epistolario con Fanfani. Ma la sistematicità del confronto è connotato proprio del CNEL. Questo confronto qui non avviene solo in occasione dei pur importanti eventi, come possono essere il DPF oppure la legge finanziaria, ma nel continuo, nelle commissioni, negli osservatori, nei comitati di presidenza, nell'assemblea, vi è un tessuto continuo di dialogo e di confronto. Qui, questa è l'unica sede in cui questo avviene. A caratterizzare in parte la missione e in parte il metodo del CNEL vi è soprattutto la ricerca dell'accordo. Pochi giorni or sono il Presidente della Repubblica constatava il grado di frammentazione che c'è nel Paese. La fatica dell'intesa è propria del CNEL. Certo non facile, qualche volta non possibile, ma per lo più effettivamente realizzata. E ancora in più occasioni, signor Presidente, la storia del CNEL dimostra una distinta sensibilità verso la prospettiva di medio e lungo periodo della propria analisi e delle sue proposte. Medio e lungo periodo, con la conseguenza, tra l'altro, della inclusione dei non votanti tra i soggetti cui volgere la propria attenzione, come i giovani e gli immigrati. Anche in ciò si manifesta il contributo del CNEL alla costruzione della democrazia economica. Questo contributo si è espresso finora in oltre 800 interventi, 800 pronunce, pareri, osservazioni, proposte. Si noti che spesso queste pronunce hanno costituito la base utilizzata dal Parlamento e anche dal Governo
per la rispettiva iniziativa legislativa. Questa è la missione, questo è il metodo. Naturalmente sappiamo che la concertazione avviene in altre sedi, tuttavia il CNEL appare sempre più come l'istituzione deputata a predisporre l'istruttoria dei problemi e delle possibili soluzioni, di cui possono poi avvalersi le parti sociali che ne restano gli attori principali. Però sembra oggi necessario un affinamento del modus operandi del CNEL, e affinché il CNEL possa svolgere una più efficace attività ausiliare è anche necessaria una migliore organizzazione delle procedure attraverso le quali si applica la sua attività. A questo scopo sarebbe opportuno che le proposte di iniziativa legislativa del CNEL, oltre ad essere assegnate alle commissioni competenti come già accade, fossero iscritte, possibilmente obbligatoriamente, entro termini prefissati nei calendari e nei programmi delle assemblee. D'altronde ritengo ugualmente importante che in occasione delle audizioni presso le commissioni Camera e Senato venga rivolta al CNEL, come agli altri organi ausiliari, in quanto di rilevanza costituzionale, una particolare importanza. Però devo dire che i rapporti con il Parlamento e il Governo hanno già assunto negli ultimi tempi uno spessore particolare su problemi che i cittadini sentono nel quotidiano. È stato istituito l'Osservatorio socio-economico sulla criminalità, la Consulta nazionale per la sicurezza stradale, la quotidianità, il Comitato nazionale di coordinamento per le politiche di integrazione sociale dei cittadini stranieri. Una recente legge del 2005 ha previsto il contributo del CNEL nella fase ascendente delle direttive comunitarie. Ancora più di recente ricordo l'analisi che si sta effettuando congiuntamente dalle presidenze del Senato, della Camera e del CNEL sul lavoro che cambia. Ricordo anche il ruolo del CNEL previsto in disegni di legge in materia di trasparenza delle lobby, di efficienza della pubblica amministrazione, di gestione degli albi professionali. E il rapporto effettuato dal CNEL del 2007 sul tema dei rifiuti urbani. Ricordo ancora i nostri autonomi contributi alla predisposizione di nuove norme sulle procedure del bilancio pubblico, sul federalismo fiscale, sulla semplificazione burocratica, sugli infortuni sul lavoro, che oggi continua a impegnarci, insieme agli enti preposti, in una intensa azione preventiva di un fenomeno così triste. Va menzionata anche l'attività internazionale, che si esplica, oltre che nella fase ascendente delle direttive comunitarie, nei rapporti con i consigli economici e sociali e con il Consiglio economico e sociale europeo, nonché l'attività rivolta all'attuazione del nuovo patto di Lisbona e al monitoraggio dei fondi comunitari. Veniamo alle priorità che ispireranno prossimamente l'attività del CNEL. Signor Presidente, le tre priorità individuate sono la competitività, la coesione sociale e lo sviluppo. Ognuna di esse si articola in una serie di temi individuati e condivisi dall'Assemblea del CNEL. Per esempio, con riguardo alla competitività, i problemi vanno dal gap infrastrutturale all'efficienza della pubblica amministrazione, alla promozione della ricerca dell'innovazione, alla lotta alla criminalità. E con lo sguardo rivolto alla coesione sociale, i temi sono sotto indagine vanno dalla modernizzazione del welfare, per tener conto del problema in particolare del precariato, al terzo settore, all'integrazione degli immigrati. E nell'ottica dello sviluppo rientrano naturalmente il tema dell'occupazione specialmente giovanile e femminile, risorse che non sono utilizzate nel nostro Paese in modo adeguato, di una migliore utilizzazione dei fondi comunitari e naturalmente le politiche per il Sud. Colgo dal dibattito in corso la razionalizzazione del regime contrattuale, per la quale il CNEL potrebbe rappresentare una sede di riflessione. Ma desidero, signor Presidente, porre in risalto la forte sinergia fra competitività, coesione sociale e sviluppo. A partire dal 1996, il tasso di sviluppo del prodotto interno lordo in termini reali del nostro Paese
è stato sistematicamente inferiore a quello dell'area dell'euro, con scostamenti massimi nel 1998 e nel 2005, quando il differenziale negativo ha raggiunto quasi un punto e mezzo. Sappiamo tutti che i differenziali di sviluppo possono attribuirsi a vari fattori. Tra l'altro, nell'area euro coesistono economie più mature di altre ed è fisiologico che le economie già più mature progrediscano ulteriormente a una velocità inferiore alle altre. E una seconda ragione risiede nella globalizzazione dei mercati e quindi nella maggiore concorrenza dei paesi asiatici emergenti. L'Italia però sembra aver risentito di più di questi e di altri fattori. Il CNEL è convinto che senza una politica della competitività e senza una politica di coesione sociale non si possa avere uno sviluppo sostenuto. Per inciso è anche vero il contrario. Senza sviluppo è minore la produttività e quindi la competitività. Inoltre, quando è stagnante il reddito nazionale, si intensifica il conflitto redistributivo e perciò si indebolisce il grado di coesione sociale.